poi si è alzata con vigore la signorina, prego. Bel colpo, quando si alzano così sicuri di sé, io sono contento, sono molto più contento. No, 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 devi cantare, è diversa la faccenda qua. Un applauso di incoraggiamento. Bene. Io canto nel coro, ma canto insieme. Ciao, sono Silvia, vengo da Roma. Vorrei diventare una musicista. Ma dai. In realtà io. Cioè? Che tipo di musicista? Io studio pianoforte e canto. Sto cercando di scrivere qualche pezzo mio. E spero di trasferirmi da presto a Glasgow per studiare musica. Bel colpo. Però vabbè. Quindi anche canto, quindi sei a tuo agio, insomma, col microfono. Tu una cifra, oggi sto senza voce. La canzone la scegli tu. La canzone la scelgo io. Tu hai qualche avresti qualche preferenza? No, adesso non mi ricordo niente, quindi cioè, può essere allora, tutto quello che vuoi. Siamo simili su questa. E direi che potremmo fare un... Visto che presenza femminile ci sta, sei solo tu. Ecco, la sapevo. No? Devo rinascere la Laura Pausini, però. Vabbè. Magari sei anche meglio di Laura Pausini, lo sai. C'è solo da fare festa oggi. Non lo spogliare adesso. Non te lo dirà mai. Ci prova sempre adesso, non c'è niente da fare. Ah, però è bravo almeno. Sei a posto, hai eventualmente anche quel monitor di riferimento. Quel signore. Noi? Con, hai detto ti chiami? Silvia. Con Silvia, che è la vera protagonista, vi canteremmo Sei solo tu. Ha detto proprio. Vincere. Non si pare. Hai tu. Posso fare io la Pausini, volendo. Yeah.
piacere. Una serata magari non è più facile. Hai ragione anche te. Vabbè, sarà la prossima volta, dai, non ti preoccupare, cioè, l'importante è divertirsi. Posso dire solo una cosa? Io 6 anni fa, sì, tu eri dal Papa a Roma e io sarei dovuta essere lì perché facevo volontariato con uno dei ragazzi disabili. Okay. Invece in quella settimana partì per Barcellona, contentissima, mi dissero, ah sai, ti avrei fatto salire a conoscere NEC. Quindi già, io ero ovviamente... Vabbè, mi dissero, non ti preoccupare, ti facciamo chiamare. Unico giorno che il cellulare si bloccò, mi si disbloccò la sera, mi trovai 13 chiamate di questa mia amica che mi disse, quel povero Cristo te ne è che l'ha aspettato per 13 chiamate. Il cellulare non è più tornato a Roma, ovviamente. Questo era un solo, volevo dirlo, perché io lo spaccavo, i miei amici me lo ricomponevano e lo ritiravo. Però Barcellona è bella. Questa possibilità, insomma, dai, perché abbiamo condiviso il palco insieme. No, io sono contentissima. Mia nonna mi disse, lo incontrerai, me lo sento. Sì, vedi, con il telefono secondo me non lo vai a rompere adesso, quindi sei perfetto. No, anche perché costa 4 volte tanto, meglio da noi. Meglio da noi, Grazie di essere stato. Grazie ancora. Grazie per il tuo volontariato.